Dunque, come è stato giustamente detto prima, siamo qui in collaborazione per presentarvi appunto questa conferenza. Vi presento, sono Giovanni Gallo, dal Liceo Scientifico Cassini, e oggi ho l'onore di presentarvi il professor Carbognani. Il professor Carbognani è laureato in fisica, lavora nell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e ha eseguito numerosi studi scientifici in materia, soprattutto lavora sui NEO, che sono i cosiddetti oggetti vicino alla Terra in inglese. Sono corpi astronomici che potrebbero collidere con la Terra in quanto la loro orbita si interseca con quella terrestre, appunto. E le tematiche di oggi che andremo ad affrontare sono prevalentemente domande molto interessanti, argomenti molto interessanti, tra cui esiste la vita al di fuori del nostro pianeta, al di fuori del nostro sistema solare, e soprattutto i pianeti che sono al di fuori del nostro sistema solare, potrebbero esserci degli ambienti disponibili ad accoglierci, ad accogliere la vita, ma prima di arrivare ovviamente su questi pianeti dovremo affrontare dei lunghi viaggi interstellari, che sono appunto l'argomento di oggi. La presentazione, ringrazio il nostro amico Polaris e il museo che ci ospita, e adesso in questa ora e mezza che passeremo insieme vedremo un pochino qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda la ricerca di vita extraterrestre e soprattutto risponderemo, diciamo, cercheremo di rispondere alla domanda: ma i pianeti che si stanno scoprendo continuamente, alla fine, ma li possiamo raggiungere oppure sono comunque irraggiungibili anche se sappiamo che esistono, ci sono, eccetera, eccetera. Ecco, prima di passare a queste cose, però, abbassatemi le luci, grazie, vedi che le immagini già sparite, sono bene, sarà uno schermo, ok? Va bene, ecco, non so quanti di voi siano appassionati di fantascienza, però diciamo qualche settimana fa mi è sembrato un pochino di rivivere le atmosfere di questo bellissimo romanzo che si intitola Incontro con Rama di Arthur C. Clarke. Ecco, di cosa narra questo romanzo? Beh, narra di una, diciamo, fino a poco tempo fa era veramente un romanzo di fantascienza ben scritto, scientificamente anche rigoroso come è nello stile di Clarke, ma parla sostanzialmente di un'astronave interstellare che arriva nel sistema solare, fa un passaggio ravvicinato con il Sole, un flyby come si chiama tecnicamente, e poi se ne torna nello spazio interstellare. Quindi parla dell'incontro del primo oggetto interstellare con la specie umana. Questa astronave che appunto viene battezzata Rama dai terrestri e che viene esplorata mentre fa il suo passaggio ravvicinato con il Sole, contiene tutta una serie di fauna, flora, tutta una biosfera tutta sua. Ecco, qualche settimana fa ci siamo andati parecchio vicini, perché per la prima volta nella storia dell'umanità è stato scoperto un piccolo asteroide, okay, proveniente dallo spazio interstellare, quindi con un'orbita aperta attorno al Sole, non chiusa come sono le orbite dei pianeti o delle comete, e questo oggetto è stato scoperto il 18 ottobre 2017 da un telescopio che si trova nelle Hawaii, che si chiama Advanced Stars 1, e è stato battezzato Oumuamua, che è un termine hawaiano che significa il primo che ci ha raggiunto. E questo asteroide, lo vedete qui, questa è una rappresentazione del sistema solare, che vedete il Sole, l'orbita di Mercurio, l'orbita di Venere, l'orbita della Terra. Vedete, questo oggetto è arrivato da diciamo una quota elevata sopra il piano delle orbite del sistema solare, è passato a circa 0,25 unità astronomiche dal Sole e poi
poi dopo adesso si sta di nuovo allontanando verso il sistema solare esterno. È arrivato velocissimo, alla velocità di circa 25 km al secondo, ed è passato anche abbastanza vicino alla Terra, ed è stato proprio per questo che è stato scoperto. È stata scoperta dagli stessi telescopi che tutte le notti vanno alla ricerca degli asteroidi near Earth, cioè quelli che con le loro orbite sfiorano l'orbita della Terra e quindi costituiscono un rischio impatto per il nostro pianeta. Però quando se ne è calcolato l'orbita si è scoperto che questo oggetto non era un oggetto appartenente al nostro sistema solare, ma era un oggetto proveniente dallo spazio interstellare, che probabilmente è stato espulso dal suo sistema solare di origine in seguito all'interazione ravvicinata con qualche pianeta, come può succedere nel nostro sistema solare con Giove. È stato espulso nello spazio interstellare, ha viaggiato per milioni di anni probabilmente o anche più, e dopodiché è passato casualmente vicino al nostro Sole e noi l'abbiamo scoperto con i nostri telescopi. Ecco, a parte la radiazione elettromagnetica con cui con i telescopi si osservano i corpi celesti, non avevamo mai ricevuto nessun corpo materiale macroscopico proveniente dallo spazio interstellare. Ok? Quindi capite che è vero che non è un'astronave come Rama, come quella immaginata nel romanzo di Arthur C. Clarke, ma comunque è la cosa più vicina che fino adesso abbiamo dovuto affrontare. Ok? Quindi per la prima volta abbiamo un viaggiatore dello spazio interstellare, un piccolo asteroide di un centinaio di metri di diametro, che sta attraversando il nostro sistema solare. Ed è così veloce che già adesso è debolissimo, si può vedere solamente con grandissimi telescopi. Qui lo vedete, vedete questo puntino debolmente luminoso? Le strisce sono le stelle. E il telescopio è stato spostato in modo tale che inseguisse l'asteroide, in modo tale da scattare la foto, misurarne la posizione, calcolare l'orbita. E vedete che è un oggetto debolissimo, si vede a malapena, proprio perché è un oggetto di un centinaio di metri di diametro, quindi è molto piccolo, è molto allungato attorno al proprio asse. Vedete qui c'è la sua curva di rotazione, questo oggetto gira attorno al proprio asse, quindi riflette più o meno la luce del Sole, quindi si è visto più o meno che questo non è un oggetto sferico, ma è un oggetto fortemente allungato, una specie di cilindro. E in effetti, questo è abbastanza inquietante, nel romanzo di Arthur C. Clarke, Rama è un'astronave generazionale che ha la forma cilindrica, che è in rotazione attorno al proprio asse per mantenere una forza di gravità al suo interno. Ovviamente non è questo il caso, però insomma è una cosa abbastanza curiosa. Ecco, da dove viene questo oggetto? Beh, si può proiettare l'orbita all'indietro, ok? E vedere dove va a finire in cielo. Ecco, va a finire in una zona molto particolare del cielo, ok? Ecco, vedete questo pallino bianco indica la direzione verso cui si sta muovendo il Sole. Con tutti i suoi pianeti che si tira dietro, Terra compresa, il Sole si muove verso questo punto in cielo che si chiama apice solare, e vedete è dalle parti della stella Vega, che è una stella molto luminosa, 25 anni luce da noi, che si vede bene durante l'estate. E l'oggetto proviene da questo punto in cielo che è segnato da questo pallino verde, ok? Quindi vedete a pochissima distanza angolare dall'apice solare. E perché è più probabile che gli oggetti interstellari provengano da lì? Perché è verso quella direzione che il sistema solare si sta muovendo, e quindi è più facile beccare gli oggetti che si stanno muovendo nello spazio interstellare. Come quando guidate di notte sotto una nevicata, i fiocchi di neve vi vengono contro e urtano il parabrezza, d'accordo? Perché voi vi state muovendo in quella direzione. E qui è un pochino la situazione analoga. Questo è il suo, quello che chiamano, che gli astronomi chiamano il suo spettro, come riflette la luce del Sole, e si è visto che è un oggetto che riflette meglio la luce rossa rispetto alla luce blu, e quindi è un oggetto simile agli asteroidi che nel sistema solare si trovano all'altezza dell'orbita di Giove, i cosiddetti asteroidi troiani. E se poi ci uniamo nel periodo di rotazione attorno al proprio asse, che è di circa 8 ore, sembra proprio, diciamo, un tipico asteroide di come li possiamo trovare nel nostro sistema solare, solo che l'orbita ne denuncia l'origine interstellare.
Quindi non so se l'avevate sentito in TV, sui giornali, eccetera, probabilmente no, perché non è una notizia che è uscita, quindi non è una notizia che ha attratto l'attenzione dei mass media, ma il 18 ottobre del 2017 è una data che entrerà nella storia, perché per la prima volta un corpo proveniente dallo spazio interstellare è passato nel sistema solare e lo sta ancora attraversando. Ci vorrà un pochino di tempo prima che Oumuamua esca definitivamente dal nostro sistema solare. Io ho provato a calcolare un pochino le tappe principali del suo percorso. Il 9 settembre è passato alla minima distanza dal Sole, il 31 dicembre di quest'anno sarà all'altezza della fascia principale degli asteroidi, quindi fra Marte e Giove, grosso modo. Nel 2020 sarà già oltre l'orbita di Urano, ancora guardate il movimento con una velocità elevatissima, 27 km al secondo. Tenete presente che la sonda spaziale che noi abbiamo lanciato nello spazio alla maggiore velocità possibile è il Voyager 1, che si muove a 17 km al secondo. Quindi questo oggetto interstellare è 10 km al secondo più veloce della sonda più veloce che noi abbiamo lanciato nello spazio. E dopodiché nel 2027 oltrepasserà la fascia asteroidale esterna, la fascia di Kuiper, dopodiché si allontanerà definitivamente e tornerà nello spazio interstellare, e quindi non resterà legato al Sole per questa sua elevatissima velocità che gli resta, la sua energia cinetica gli resta, e si avvierà verso questo punto, indicato da queste coordinate, che è un punto che cade all'interno del grande quadrato della costellazione di Pegaso, il cavallo alato. Quindi, dal punto di vista dell'astronomia, ripeto, il 18 ottobre 2017 è una data storica, perché finalmente abbiamo potuto osservare da vicino, relativamente vicino, da poche decine di milioni di chilometri di distanza, un oggetto che non appartiene al nostro sistema solare. E con sicurezza, perché fino adesso c'erano stati falsi allarmi, eccetera, ma insomma erano sempre oggetti o con orbite ellittiche molto allungate, che sì, si possono confondere con delle iperboli, con delle orbite aperte, però non si è sicuri, eccetera, eccetera. Invece, per la prima volta, siamo assolutamente sicuri, matematicamente certi, che questo oggetto proviene dallo spazio interstellare. Quindi, se volete, da questo punto di vista è un primo contatto estremamente importante, perché per la prima volta, mentre si osserva tipicamente con i telescopi, radiotelescopi, quindi si osservano i corpi celesti con, attraverso le onde elettromagnetiche che questi emettono, ma per la prima volta invece abbiamo un oggetto materiale, un corpo macroscopico, okay, che proviene da un altro sistema solare, che probabilmente era milioni e milioni di anni che stava vagando all'interno della nostra galassia. Quindi questo è un primo contatto, anche non è un primo contatto come uno lo intende di solito, cioè con una civiltà extraterrestre, ma è sicuramente un primo contatto con un asteroide proveniente da un altro sistema solare, da un sistema extrasolare, che non è ancora stato identificato, perché è difficile ricostruire poi la traiettoria dell'oggetto in mezzo alle centinaia di miliardi di stelle della Via Lattea, però questo è molto importante. Ecco. Questo volevo dire perché, come dire, avrei dovuto cambiare il titolo della conferenza, ma ho mantenuto il titolo della conferenza e vi ho, resi partecipi di questa cosa, perché la ritengo veramente molto importante. Non solo perché si tratta di un asteroide, a me interessano gli asteroidi di studio, ma proprio dal punto di vista scientifico. Per la prima volta abbiamo avuto un oggetto che non appartiene al nostro sistema solare in viaggio nel sistema solare stesso. Ecco, però, la ricerca di civiltà extraterrestri tecnologiche nella nostra galassia è iniziata, almeno per quanto ne sappiamo, nel 1959, con un famosissimo articolo pubblicato sulla rivista scientifica internazionale più importante, che è Nature, di Cocconi e Morrison, okay? Giuseppe Cocconi, in italiano, ok? Che hanno scritto questo bellissimo articolo, La ricerca per le comunicazioni interstellari, in cui per la prima volta danno un pochino il riferimento su come si potrebbe comunicare con altre civiltà tecnologiche della nostra galassia.
Nel 1959 Bocconi e Morrison si rendono conto che i progressi della radioastronomia, quindi i progressi delle comunicazioni radio, rendono possibile per la prima volta nella storia dell'umanità la comunicazione fra stelle diverse. Cioè si rendono conto che le apparecchiature del 1959, la sensibilità dei ricevitori, per la prima volta rendono possibile rilevare comunicazioni radio anche a distanze molto grandi, di decine o centinaia di anni luce, che sono appunto le distanze che ci separano almeno dalle stelle più vicine. E quindi scrivono questo articolo per, diciamo così, sviluppare la ricerca attiva di comunicazioni proveniente da civiltà tecnologiche della nostra galassia. E individuano subito, diciamo un pochino, le strategie essenziali da seguire per poter avere successo in questa ricerca. E cosa ci dicono? Beh, ci dicono, innanzitutto, è meglio usare le onde radio. Perché le onde radio? Beh, sono onde elettromagnetiche, quindi vanno alla velocità della luce, che è la velocità più elevata conosciuta. Poi, essendo onde radio, non vengono assorbite dal mezzo interstellare che si trova fra stella e stella, come ad esempio le radiazioni ottiche, i raggi X, i raggi gamma, e quindi si possono propagare liberamente superando le nubi di gas interstellari, il mezzo interstellare che occupa lo spazio fra una stella e l'altra. E inoltre c'è bisogno di poca energia per emettere un'onda radio, d'accordo? E invece, a differenza invece dell'energia molto più elevata, ad esempio, necessaria per emettere questo fascio laser che uso per indicarvi le diapositive, ok? Quindi, poca energia per emetterle, massima velocità della luce, quindi circa 300.000 km al secondo, basso assorbimento interstellare, quindi la capacità di poter spaziare su gran parte della galassia e di poter intercettare eventuali comunicazioni. Ecco, però c'è un problema. Voi quando ascoltate la radio dovete sintonizzare, scegliere la frequenza a cui ascoltare per ricevere determinate stazioni, ok? Ecco, qui si presenta lo stesso problema. Va bene, allora, ammettendo che le onde radio siano il mezzo migliore per poter comunicare con esseri che si trovano a decine, a centinaia, a migliaia di anni luce di distanza, su che frequenza mi sintonizzo? Ok? E qui, come dire, si comincia un pochino a entrare nel campo delle ipotesi. Il ragionamento che fanno Bocconi e Morrison è: beh, sicuramente una civiltà tecnologica avanzata, almeno paragonabile alla nostra, che ha sviluppato apparati radio analoghi, sicuramente ha sviluppato la radioastronomia, quindi ha cominciato a esplorare la galassia anche nel dominio delle onde radio, non solo di quello ottico con i telescopi. E quindi, visto che hanno iniziato a esplorare, a osservare la galassia nel dominio delle onde radio, sicuramente devono conoscere le onde radio alla lunghezza d'onda di 21 centimetri. Ok? Per adesso ricordatevi questo numero, dopo vediamo perché 21 centimetri. La frase con cui terminano il loro articolo è bellissima, perché dice: la probabilità di successo di rilevare effettivamente civiltà tecnologiche in grado di emettere onde radio nell'spazio è difficile da stimare, cioè non sappiamo quanto sia la probabilità di successo, 1 su 1 milione, 1 su 1000, 1 su 100, che ne sa, 1%, boh, non lo sappiamo. Ma se non si fanno ricerche, la possibilità di successo è sicuramente zero. Ok? Quindi nel 59, diciamo, mettono una pietra miliare, abbiamo la strumentazione, la tecnologia necessaria per cominciare a cercare comunicazioni onde radio provenienti, di origine artificiale ovviamente, provenienti da altre stelle. E quindi perché non provare? Ok? Le probabilità sono basse, sicuramente, non sono neanche in grado di stimarle, d'accordo? Però è chiaro che se non provate, le probabilità sono sicuramente zero. Quindi è una ricerca, diciamo, difficile, ma che comunque va tentata, perché è possibile farlo. Perché la 21 centimetri? Beh, perché immaginate un ipotetico astronomo di qualche civiltà tecnologica spersa nella galassia che studia la galassia delle onde radio, e per studiare la galassia delle onde radio avete bisogno di rilevare la radiazione di 21 centimetri, perché è la radiazione emessa dall'idrogeno neutro.
Prendete un atomo di idrogeno. L'atomo di idrogeno è fatto da un protone e da un elettrone che gli orbita attorno. È l'atomo più semplice dell'universo, è l'atomo più abbondante. Nella galassia gli atomi di idrogeno permeano lo spazio interstellare, sono distribuiti in braccia spirale nella galassia. Quindi osservare l'idrogeno vuol dire mappare la struttura della galassia. Quindi è una radiazione importante di cui non potete fregatene, non potete prescindere se fate radioastronomia, d'accordo? Perché l'osservazione di questa lunghezza d'onda, questa frequenza, vi permette di mappare la distribuzione dell'idrogeno nella galassia e quindi vi permette di ricostruire la forma della vostra galassia, pur stando all'interno, quindi senza mai vederla da fuori. Come viene messa? Sapete che il protone ha una carica positiva, l'elettrone una carica negativa, l'elettrone gira attorno al protone, che è molto più pesante, circa 2000 volte più massiccio, per attrazione elettrica, ok? Ecco, però le due cariche ruotano anche attorno al proprio asse, hanno quello che si chiama lo spin. Ecco, quando diciamo il senso di rotazione è concorde, ok? Elettrone e protone hanno un livello di energia leggermente superiore alla situazione in cui invece uno ruota in un senso e uno ruota nel senso opposto. Quindi quando gli spin, si dice, sono paralleli, il livello di energia totale del sistema è leggermente superiore all'energia che si ha nella configurazione spin antiparalleli. Ok? Bene, e quindi può succedere che un atomo di idrogeno venga portato nello stato eccitato attraverso urti con altri atomi di idrogeno. Lo stato eccitato, quello con gli spin paralleli, è uno stato molto stabile che può, diciamo, ha una vita media di circa 10-11 milioni di anni. Ma immaginate, un atomo nello spazio interstellare può stare isolato per decine di milioni di anni senza essere disturbato dall'ambiente, dopodiché lo stato è metastabile e quindi decade, c'è il decadimento nello stato energetico più basso e c'è l'emissione di un fotone con la lunghezza d'onda di 21 cm. Quindi è, diciamo, è improbabile che un atomo di idrogeno decada in un certo istante, ma gli atomi di idrogeno che permeano la galassia sono talmente tanti che a un dato istante avete un sacco di radiazione a 21 cm che viene emessa dalle nubi di idrogeno che permeano la nostra galassia. Quindi è per questo che Cocconi e Morrison dicono: beh, se c'è, se questa civiltà tecnologica ha sviluppato dei radiotelescopi, sta studiando la galassia, sicuramente stanno osservando alla lunghezza d'onda da 21 cm. Quindi la lunghezza d'onda di 21 cm diventa una specie di frequenza universalmente nota, ok? Nota a qualsiasi civiltà tecnologica della galassia e quindi può essere un buon punto di incontro. Quindi si possono mandare messaggi o ascoltare a questa lunghezza d'onda con la speranza che la civiltà extraterrestre abbia fatto lo stesso ragionamento, ok? In modo tale che comunichiamo alla stessa frequenza. Quindi è chiaro che questo ragionamento è plausibile dal punto di vista fisico, ma non vi garantisce il successo, chiaramente, però è un punto di partenza. Quindi affidarsi alle leggi della fisica per stabilire qualcosa di comune fra noi e l'ipotetica civiltà extraterrestre, perché le leggi della fisica sono l'unica cosa che possiamo avere in comune. Sicuramente la tavola periodica degli elementi vale qui come su un'ipotetica civiltà extraterrestre della nostra galassia. Ok? Quindi possiamo fare appello solo a questo. Come funziona un radiotelescopio? Beh, è simile al funzionamento di un telescopio ottico, solo che in un telescopio ottico il rivelatore, se volete, sono i nostri occhi, quindi basta guardare attraverso il telescopio con il nostro occhio e noi vediamo i corpi celesti. Nel caso delle onde radio, invece, i nostri occhi, ahimè, non sono sensibili e quindi abbiamo bisogno di un riflettore parabolico che concentri la radiazione, le onde radio che arrivano dal cielo, le concentri in un punto dove c'è un ricevitore, quindi un dispositivo in grado di captare l'onda radio, poi avete uno stadio di amplificazione, un ricevitore, se siete abbastanza avanti, un computer, ok? Nel 1960, insomma, il computer non è che ce ne fossero molti, però comunque era possibile l'osservazione
E questa qui è proprio quello che si ottiene osservando la nostra galassia alla lunghezza d'onda di 21 cm. Vedete, tutte quelle nubi bianche sono le nubi di idrogeno che disegnano la struttura spirale della nostra galassia. Sui libri di astronomia si legge sempre la nostra galassia è una galassia spirale. Va bene, ma visto che ci siamo dentro, come hanno fatto a stabilire che è a spirale, visto che la guardiamo da dentro, non siamo fuori a guardare dall'alto la nostra galassia? Hanno stabilito proprio in questo modo, mappando l'emissione dell'idrogeno neutro, quindi mappando la galassia alla lunghezza d'onda di 21 cm. Bene, peraltro, la lunghezza d'onda di 21 cm cade a 1420 MHz, oppure 1.4 GHz, quindi questa è la frequenza che suggeriscono Coccoli e Morrison. Peraltro, avete il non trascurabile vantaggio che attorno ai 1420 MHz le onde radio che vi arrivano da diverse sorgenti, come ad esempio dalla galassia stessa, dall'atmosfera terrestre, dalle stelle, dalla radiazione cosmica di fondo, ecco, ha un minimo, ok? Quindi attorno ai 1420 MHz avete un minimo del rumore di fondo delle varie sorgenti naturali che compongono la vostra galassia, il pianeta, eccetera, eccetera. Quindi osservare in questa finestra, diciamo fra 1 e 10 GHz, vi facilita un pochino il conto, perché minimizzate il contributo delle sorgenti naturali e quindi è più facile rilevare eventuali segnali artificiali provenienti da qualche civiltà tecnologica. Bene, quindi il primo progetto, articolo del 59 del 1960, Frank Drake, un radioastronomo americano, doveva fare la sua tesi di laurea. Su cosa la fa? Beh, sulla cosa più avanzata che poteva fare. Diciamo, dà il via al progetto OSMA, ok? Che prende il nome dalla principessa del mago di Oz, e attua il primo progetto per captare trasmissioni radio extraterrestri. Usa un radiotelescopio da 26 metri di diametro, ok? Nel West Virginia degli Stati Uniti, e osserva due stelle abbastanza vicine, una decina di anni luce da noi, che sono Tau Ceti ed Epsilon Eridani. Ok? Osserva per 200 ore alla frequenza di 1420 MHz con un'ampiezza del canale di 400 kHz. Ecco, osservando per queste 200 ore, diciamo su Tau Ceti non rileva niente, assolutamente, diciamo, non trasmette a questa frequenza. Quando invece punta il suo radiotelescopio su Epsilon Eridani, improvvisamente l'ago, ancora diciamo il computer, ma l'ago del registratore di onde radio va a fondo scala. Va a fondo scala e quindi a Drake prende il tipico collasso, ok? Cioè si rende conto che cavolo, ha appena puntato la seconda stella e ultima della sua survey e già ha una emissione fortissima a 1420 MHz. Quindi tutti intorno a lui, hai visto che succede, eccetera, eccetera. Allora, per verificare che sia effettivamente la stella e non qualcos'altro, cosa si fa? Si sposta il radiotelescopio di fianco alla stella per vedere se l'emissione continua, quindi è dovuta a qualche sorgente terrestre, oppure effettivamente è dovuta a una sorgente celeste, in questo caso è Epsilon Eridani. Allora Drake sposta il telescopio, il segnale sparisce, allora tutto contento, ripunta il telescopio verso Epsilon Eridani e il segnale non c'è più. Ok? Quindi resta, come dire, con la mano in bocca, dopodiché analizzando un pochino la sequenza degli eventi, si rende conto che probabilmente quel fortissimo segnale a 1420 MHz era dovuto alla presenza di un aereo spia che nel frattempo era transitato, U2, che nel frattempo era transitato esattamente fra lui e la stella e quindi, diciamo, aveva dato era un'interferenza di tipo terrestre, ok? Ecco, però, questo primo progetto è un progetto importante perché per la prima volta si è andati alla ricerca di eventuali segnali provenienti da altre stelle e Tau Ceti e Epsilon Eridani
sono stelle tutto sommato non troppo diverse dal Sole e poste nelle nostre immediate vicinanze, quindi le stelle con cui con la tecnologia degli anni 60 si potevano ricevere eventuali trasmissioni radio. Ecco, un'altra tappa fondamentale invece, mentre Drake lavorava, diciamo nel 1960 per il progetto OSMA, lavorava in ricezione, potete fare anche la cosa opposta e quindi lavorare in trasmissione, cioè voler comunicare la propria presenza alla galassia, d'accordo? Quindi nel 1974, 16 novembre del 74, c'è il famoso messaggio inviato dal radiotelescopio di Arecibo, che si trova nell'isola di Porto Rico, ha un diametro di 305 metri e fino a poco tempo fa era il più grande radiotelescopio del mondo. Ok, adesso è stato surclassato dal radiotelescopio cinese che ha un diametro di 500 metri, ma vabbè. Ecco, l'artefice è sempre Frank Drake, ok? Allora, Drake, dopo la conclusione della sua tesi, ha continuato a occuparsi di comunicazione interstellare e lui è stato, diciamo, il fautore della comunicazione senza preambolo, cioè del cercare di farsi capire, ma senza dover per forza trasmettere, che ne so, il dizionario di traduzione, ok? E quindi i suoi messaggi, lui diceva, un messaggio che noi dovessimo inviare a una civiltà extraterrestre deve essere chiaro di per sé, deve essere basato su principi matematici universali, in modo tale che una qualsiasi civiltà tecnologica che lo dovesse ricevere è guidata nella, diciamo, decodifica proprio usando la matematica. Ok? Ecco, e quindi, diciamo, attua questo, mette in pratica questo principio, ok? L'oggetto della trasmissione è l'ammasso globulare M13, che si trova a circa 25.000 anni di luce da noi. Ovviamente è chiaro che il messaggio è ancora in viaggio, è partito nel 74, arriverà a 25.000 anni. Il tentativo di Drake non era tanto rivolto al comunichiamo con qualcuno in modo che aspettiamo la risposta, ma era volto a elaborare un sistema di comunicazione universale con eventuali civiltà extraterrestri. Quindi era un esempio, una cosa dimostrativa. Ok? Ecco, un segnale radio, in un segnale radio potete codificare una serie di impulsi, ok, che potete scrivere in modo simbolico come 1 e 0, quindi 1 è l'impulso, 0 la mancanza dell'impulso, ok? Quindi un segnale radio lo potete vedere come una lunghissima stringa di 0 e 1, 0 e 1 che non vanno intesi come numeri, ma sono due simboli per identificare due stati diversi della vostra trasmissione, ok? In funzione del tempo, ok? Attenzione però che nella, diciamo, nell'immaginario di Drake i numeri, i 0 e 1 non sono numeri, ma vanno considerati un pochino i pixel di un'immagine. Ok? Quindi Drake fa, noi possiamo trasmettere impulsi e assenza di impulso, oppure una frequenza leggermente diversa, d'accordo? In modo tale da trasmettere un'immagine. Okay? Un'immagine che possa essere facilmente decodificata dai nostri ipotetici interlocutori. In che modo? Beh, lui fa un test sul campo, okay? Quindi prende, mette alla prova la sua teoria, scrive su un foglio una stringa di 1 e di 0, okay? E ne manda un certo numero a diversi colleghi sparsi un pochino su tutta la Terra. Senza nessuna spiegazione. Beh, a questi arriva la busta, aprono, tirano fuori il foglio 010101. Ok? Oh, basta, quello è il messaggio, che è quello che voi farete alla fine di questa conferenza, peraltro, quindi occhio a quello che vi dico adesso perché vi può tornare utile. Ecco, alla fine ogni persona che erano ricercatori, scienziati, cioè che insomma era un certo livello, ok, riescono a decodificare
il suo messaggio, quindi ha estratto da questa stringa di 0 e di 1 l'immagine che vedete qui. E qui insomma, si riconosce abbastanza bene almeno la figura di un essere umano, ok? Un po' stilizzato, un po' così, però insomma si riesce a capire, ok? Ecco, lui mette in pratica gli stessi principi sul messaggio di Arecibo, ok? Del 1974. In che modo? Allora, lui trasmette un'immagine in realtà, d'accordo? Però lui sceglie con attenzione le dimensioni del messaggio in modo tale che sia decomponibile attraverso il prodotto di due numeri primi, ok? Ecco, c'è un teorema fondamentale dell'aritmetica che probabilmente nessuno di voi ha sentito nominare, però esiste, che vi dice che un qualsiasi numero naturale, ok, diverso da uno, può essere scomposto in fattori primi, d'accordo? Vi ricordate alle medie quando facevate la scomposizione in fattori primi dei numeri e uno si diceva, ma che cavolo serve questa roba qui? Ecco, adesso, se pensate a Drake, al suo messaggio, comincia, diciamo, ad aprirsi un mondo. Ecco, questa scomposizione, ci dice il teorema, è unica, ok? A meno dell'ordine dei fattori, cioè 3 per 2 uguale 2 per 3, d'accordo? Non ha importanza. Però la scomposizione in fattori primi è unica, ok? Quindi cosa fa Drake? E ovviamente questo deve valere qui sulla Terra come deve valere su epsilon Eridani. D'accordo? L'aritmetica è sempre quella, proprio il contare 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi, nel messaggio del 1974, Drake trasmette una stringa di 1 e di 0, 1679 in tutto. Ok? Quindi, arrivano 1679 impulsi, 0 e 1, 0 e 1, eccetera. Ok? Ecco. 1679 può essere decomposto in fattori primi solamente moltiplicando 23 per 73, che sono due numeri primi, appunto. Ecco, il teorema fondamentale dell'aritmetica ci garantisce che questa decomposizione è unica. Ok? Quindi vi arriva questa stringa di 1679 caratteri e questi possono essere decomposti solo in 23 per 73. Benissimo. E allora che ci fate? Uno può dire, ok, provo, decompongo usando 23 righe e 73 colonne, d'accordo? Beh, se prendo 23 righe, le righe sono queste, le colonne sono queste, ottengo una roba del genere, i bianchi sono gli zeri, gli uno sono i quadrati neri, ok? Ottengo una roba del genere, uno dice, boh, vabbè, si saranno sbagliati, provo nell'altro modo. Quindi provo a fare 73 righe e 23 colonne. Beh, qui va già un pochino meglio, d'accordo? Posso già vedere una struttura che non è male, anche se sono completamente analfabeta, ma insomma, ok, noi siamo terrestri, quindi giochiamo in casa, però anche qui sì, questo è un omino sicuramente, questa è la doppia elica del DNA, questa è una rappresentazione stilizzata del radiotelescopio di Arecibo, questa è una rappresentazione del sistema solare, cioè il Sole, Mercurio, Venere, la Terra, che vedete in alto, quindi stiamo trasmettendo da qui. E poi avete gli altri pianeti, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, e poi c'è Plutone, perché siamo nel 1974 e Plutone fa ancora parte dei pianeti ufficialmente conosciuti, ok? Quindi va bene, è un messaggio un po' sbagliato dal punto di vista, ma quindi va bene. Poi qui avete i numeri da 1 a 10 in codice binario, qui avete gli elementi chimici più importanti per la vita, l'azoto, l'ossigeno, il carbonio, eccetera, eccetera. Qui avete la codifica di alcune zuccheri, molecole importanti per il DNA. Beh, insomma, uno non è detto che, diciamo, a uno riesca a interpretare tutto, ma comunque, almeno i disegnini, è probabile che riusciate comunque a decifrarli. Ok, poi sono con un opportuno intervallo di tempo, uno si mette lì, fa diverse prove, eccetera. Ecco. Quindi in questo modo Drake vi dà un messaggio che è univoco, d'accordo? Avete 1679 impulsi, dovete solo avere l'idea di tradurli in una matrice, ok? Tradurli in una matrice di numeri primi. E vabbè, insomma, un pochino. Però la decomposizione è unica, non ci sono ambiguità, a parte lo scambiare le righe con le colonne, ma insomma potete fare le due prove e vedere.
Ecco, quindi la cosa importante del 1974 è che per la prima volta non siamo stati dei passivi, cioè aspettare che ci arrivi qualcosa per cercare di vedere se c'è qualche civiltà tecnologica che sta trasmettendo, ma siamo diventati parte attiva, cioè cerchiamo di decodificare, di trasmettere qualcosa che sia decodificabile da una qualche civiltà extraterrestre che fosse in ascolto più o meno in possesso della nostra stessa strumentazione. Ovviamente è chiaro che dal punto di vista pratico ha una scarsa perché per aspettare la risposta da M13, nel caso ce ne fosse una, bisogna arriverà fra 50.000 anni, chiaramente. Però vi ripeto, l'importante del messaggio direttivo non è tanto nell'aspetto pratico di vogliamo comunicare, ma come comunicare. Per la prima volta fu pensato a come codificare un messaggio in modo tale che fosse comprensibile anche ad una civiltà che con noi non ha niente in comune, ok? Tranne l'aritmetica e la fisica. Bene, un'altra data importante per la ricerca di intelligenze extraterrestri è questa del 15 agosto del 77, quando arriva il segnale wow. Chi di voi ha mai sentito parlare del segnale wow? Ok, bene. Allora, cerchiamo di capire. Siamo all'Università dell'Ohio, questo è il Beer, grande orecchio, che è un radiotelescopio, ovviamente adesso è andato in pensione, ma all'epoca era molto avanzato. Come funziona? Allora, funziona in questo modo: uno vede una cosa del genere e dice, beh, è la parabola dove è finita, non c'è. Qui in realtà c'è, anche se un pochino nascosta, però una parabola orientabile ha bisogno di una montatura equatoriale costosa, massiccia, difficile da muovere, da costruire, tutto quanto. Molto più economico invece costruire un radiotelescopio che sta fermo in terra e aspetta semplicemente che il cielo gli scorra davanti per effetto della rotazione della terra attorno al proprio asse. Quantomeno vi risparmiate la costruzione della montatura equatoriale che serve per muovere la parabola e orientare il radiotelescopio in cielo. È chiaro che così avete meno gradi di libertà, avete meno possibilità di osservare gli oggetti che vi interessano, dovete semplicemente aspettare che vi passino davanti, però comunque vi abbassano notevolmente i costi, che è quello che si può permettere un osservatorio universitario. Come funziona? Qui avete uno specchio, ok? In radioastronomia uno specchio è semplicemente una griglia metallica. Perché le onde radio lo vedono con uno specchio? Perché le onde radio hanno lunghezze di, pensate alla 21 cm, la lunghezza d'onda di 1420 MHz sono 21 cm. Tutti gli oggetti più piccoli di 21 cm non vengono visti. Quindi se avete delle griglie di lato 10x10 cm va benissimo, quando arriva una radiazione da 21 cm lo considera come uno specchio riflettore e quindi viene riflessa tutta la radiazione. Ok? Quindi avete una griglia metallica che vi riflette la radiazione, le onde radio che arrivano dallo spazio, che guarda verso un riflettore parabolico e qui nel fuoco del riflettore parabolico avete il vostro rivelatore. Ok? Quindi adesso se vi rimetto questa immagine capite come funziona. Qui avete lo specchio per le onde radio, qui avete il riflettore parabolico e qui nel fuoco del riflettore parabolico avete il ricevitore, ok? E semplicemente aspettate che le sorgenti radio per effetto della rotazione terrestre vi passino davanti. È un ascolto passivo, nel senso che non potete girare il radiotelescopio dove volete, però vi semplifica enormemente la vita. Ecco, che cosa succede nel 1977? C'è un radioastronomo, Jerry Heman, ok, che cosa fa? È incaricato di studiare quello che il radiotelescopio riceve al suono, ok? All'epoca però, diciamo, non c'erano i computer che facevano, che fanno tutto automaticamente, eccetera, eccetera, quindi ci doveva essere un uomo, radioastronomo, che su un enorme rotolo di carta si andava a vedere i vari segnali, le intensità ricevute dal radiotelescopio durante l'osservazione fatta nei giorni precedenti. E quindi Jerry Heman a un certo momento si trova davanti a questa sequenza.
come va letta? Allora, va letta in senso verticale. Qui c'è i numeri e le lettere rappresentano l'intensità del segnale e la scala verticale è la scala del tempo. Ok? Quindi intensità in funzione del tempo. 1 e 2, che sono i numeri più bassi, sono numeri di fondo. Poi avete i numeri fino al 9 e dopo i numeri iniziano le lettere. Ok? Quindi dove vedete delle lettere, lì l'intensità del segnale è molto forte. Bene. Allora, vedete, lui ha studiato il tabulato, era a casa, stava guardando il tabulato di qualche giorno prima, e a un certo momento individua, in mezzo alla sequenza di 1, 2, 3, 4, che gli interessava poco, questa roba qui. Vedete, avete un 6, poi passate una lettera, E, Q, U, J, e poi tornate giù, 5. Ok? Quindi lì vuol dire che per circa 72 secondi è arrivato un segnale estremamente forte dal radiotelescopio. Ok? Quindi, se lo volete rappresentare in forma diciamo, più umana, facilmente leggibile, intensità in funzione del tempo, questo è il segnale wow. Perché segnale wow? Perché quando lo vede, lo cerchia e ci scrive wow con il punto esclamativo, come per dire, cavolo, questo è bello forte. Aveva anche una certa sicurezza, perché era un po' che si stava srotolando i metri di carta che uscivano dal radiotelescopio, e quindi questo per lui era veramente notevole. E in effetti è notevole questo segnale, ha una durata di circa 72 secondi, vedete, va su fino a un rapporto segnale-rumore di 30, che è molto elevato, e poi dopo torna giù e torna il normale rumore di fondo. Ok, questo segnale non si è mai più replicato, quindi nelle sere successive, quando di nuovo la stessa posizione in cielo passava davanti al radiotelescopio, niente da fare. Ok? E ovviamente è possibile individuare la posizione in cielo in cui si è verificato il segnale. Questa è la costellazione del Sagittario, che era il cielo della notte del 15 agosto 1977. La posizione del segnale wow è qui. Vedete questi due oggetti nebulosi, sono due comete, la 266P e la 335P. Il radiotelescopio stava osservando a 1420 MHz, quindi a 21 cm, e l'ipotesi che si è fatta è, vabbè, qui c'erano due comete, delle comete, beh sì, c'è un sacco di idrogeno, e quindi probabilmente questo forte segnale era dovuto a queste due comete, quindi oggetti di un'orbita intorno al Sole, oggetti del sistema solare, e quindi non si tratterebbe in realtà di un segnale proveniente da un'ipotetica civiltà extraterrestre, ma semplicemente di un segnale non di origine spuria, ma di origine, diciamo, sistema solare, quindi insomma, dintorno di casa nostra, poco interessante. Ecco, in realtà non è così semplice la cosa, nel senso che se osservate una cometa con un radiotelescopio a 1420 MHz, non è che beccate chissà quale segnale, d'accordo? Quindi le comete in realtà non emettono a 1420 MHz, ok? Quindi, insomma, supporre che il segnale sia dovuto a queste due comete è un pochino una forzatura. Tuttora il segnale wow è, diciamo, il miglior segnale che abbiamo mai ricevuto, che ha sfidato qualsiasi tentativo di ridurlo a effetti spuri oppure a fenomeni naturali. Okay? Quindi è il miglior segnale, diciamo, di probabile origine extraterrestre che abbiamo mai ricevuto. E vedete che peraltro è in direzione della costellazione del Sagittario, che è una buona direzione perché vuol dire centro galattico, vuol dire tantissime stelle, ok? E quindi dove ci sono tantissime stelle, dal punto di vista statistico, è più probabile che una qualche ipotetica civiltà extraterrestre abbia inviato questo segnale verso la Terra. Certo, se fa come noi, a Arecibo il segnale è durato 3 minuti, ok? Quindi sono 72 secondi, insomma, ce la giochiamo lì, d'accordo? È chiaro che se voi non continuate a inviare il segnale nella stessa direzione, è chiaro che diciamo, perdete la continuità temporale, quindi cosa può essere dovuto? Boh, chi lo sa? Certo, ci vuole la ripetibilità, è necessario per un segnale, diciamo, perché venga ritenuto genuino, eccetera, che altri radiotelescopi lo possano osservare, che altri confermino le vostre osservazioni, ma questo richiede che il segnale sia mandato per
giorni, mesi, settimane, d'accordo? Quindi vedete che non è una cosa così banale, cioè magari il segnale wow può anche essere un segnale genuino di una civiltà extraterrestre, ma se questo sta mandava segnali un pochino in tutte le direzioni, prima che ritorni nella nostra direzione, e poi magari, che ne so, invia il segnale, i radiotelescopi stanno guardando da un'altra parte, oppure capite che ci sono tante variabili che fanno sì che non lo riceverete mai più, anche se questa zona è stata tenuta sotto controllo. Va bene, poi naturalmente dal 1977 le cose sono andate avanti, con il progetto SETIS, sul Forum Extraterrestre Intelligence, fino al 2000 con il Serengeti 4. Qual è il problema del SETI? Il problema del SETI è che ci credono poco, cioè la ricerca di eventuali intelligenze extraterrestri richiede milioni e milioni di euro, ok? Di dollari, se vuoi, decine, centinaia di milioni di euro per poter essere portato avanti. Perché di cosa avete bisogno? Avete bisogno di tempo al radiotelescopio, avete bisogno di analizzatori multicanale, non il solo canale utilizzato da Drake nel 1960 con il progetto Osman, ma milioni e milioni di canali in cui dividere la zona da 1 a 10 GHz, che è la zona attorno alla banda di emissione dell'acqua e dell'idrogeno. Ecco, tutto questo costa tantissimo, ok? E quindi, dopo che la NASA ha abbandonato il supporto finanziario al progetto SETI, cosa si è stati costretti a impiegare? All'ascolto passivo, nel senso, ok, i soldi per affittare il radiotelescopio non ce li ho, ok, non ce li ho proprio, quindi non posso spendere centinaia di milioni di euro per tenere impegnato un radiotelescopio costosissimo. Allora cosa faccio? Beh, sfrutto le osservazioni radio che vengono fatte per altri scopi, ok, da altri ricercatori, ad altre frequenze, perché mica tutti osservano 1420 MHz, quindi mi devo accontentare, però comunque vado ad analizzare i segnali radio raccolti dal radiotelescopio che sta facendo altro, li vado ad analizzare alla ricerca di qualche segnale interessante di possibile origine artificiale. E quindi da qui il nome di serendipità, cioè vado a cercare qualcosa in mezzo ad altra roba che sarebbe da peraltro. Okay. Va bene, fino adesso però diciamo questa strategia non ha portato a niente, magari diversi di voi hanno partecipato al progetto Sepietone, ok, che consisteva in pacchetti di dati che potevano essere elaborati dai computer domestici, eccetera, eccetera, che era un progetto portato avanti dall'Università di Berkeley con il SETI Institute. Però diciamo, è chiaro che se voi fate una ricerca usando i dati di altri, questa ricerca non è mirata, ok? Magari questo stava osservando, che ne so, galassie, quasar, nuclei galattici di varia natura, eccetera, quindi non era puntato nella direzione giusta, stava usando delle frequenze assolutamente improbabili che una civiltà tecnologica non userà mai per comunicare, quindi insomma state proprio ramazzando nel bidone dell'immondizia di altri per vedere se c'è qualcosa che per caso è sfuggito, però è chiaro che le probabilità di successo vanno drasticamente a zero, ok? Quindi al momento non c'è stato, diciamo, successo con questa strategia di Serendip, però insomma le cose stanno un pochino cambiando, ovviamente dove cambiano dove ci sono i soldi, quindi c'è questo magnate russo, Miller, che ha lanciato questa Breakthrough Initiative, che consiste in due cose: una strategia di ascolto, quindi analisi sia dello spettro radio che laser, delle eventualità che vengono trasmessi anche segnali ottici utilizzando laser, che sono molto direzionali però molto intensi, su un certo numero di stelle abbastanza vicine, e poi invece la parte messaggio, quindi dopo una prima fase di analisi dello spettro radio e laser c'è lo studio di fattibilità per inviare un semplice messaggio, quindi ripetono un pochino l'esperienza di Arecibo, ok? Però vedete, questi sono finanziamenti privati, diciamo il pubblico ha un lato la ricerca SETI, quindi la ricerca di segnali provenienti da civiltà extraterrestri. È chiaro che sì, diciamo tutti che abbia successo, però comunque non sarà qualche centinaio di milioni di dollari a cambiare le cose.
Ecco, fino adesso vi ho parlato di messaggi radio, ok? Quindi o ascoltati, come detto, ormai successivi, oppure trasmessi messaggio di Arecibo. Ok, però ci sono anche cose materiali che noi abbiamo mandato nello spazio, ok? Come a parte le targhe dei Pioneer 10 e 11, ma soprattutto i dischi dei Voyager, che sono una vera e propria capsula del tempo. Ecco, le missioni Voyager, qui sono alcune immagini delle sonde, le missioni Voyager sono state lanciate negli anni, nel 1977, okay, nell'agosto e nel settembre, Voyager 1 e Voyager 2, e avevano il compito di esplorare il sistema solare esterno. Okay? Quindi Voyager 1 e Voyager 2 hanno esplorato entrambi il sistema di Giove e di Saturno. Poi Voyager 1, quando è arrivata Saturno, è stata mandata a esplorare Titano e quindi per questo è dovuto uscire dal piano dell'eclittica, dopodiché si è persa, diciamo, nello spazio interstellare in questi anni, mentre invece Voyager 2 è stato un pochino più avventuroso, nel senso che dopo l'esplorazione di Saturno, evitando Titano, che è questo satellite di Saturno molto interessante ma un po' bastardo da studiare, è stata rivolta verso Urano e verso Nettuno. Urano è arrivata nel 1986, nel gennaio, e verso Nettuno è arrivata nell'agosto del 1989. Dopodiché, diciamo, entrambe le sonde sono uscite dal sistema solare. Adesso Voyager 1 si trova un pochino più avanti, oltre l'eliopausa, quindi diciamo oltre il confine dove si fa, dove cessa di farsi sentire il vento solare, e quindi comincia a farsi sentire lo spazio interstellare. Il Voyager 2 è leggermente più indietro, ma insomma siamo lì, ok? Quindi stanno per uscire, sono due sonde che sono nello spazio interstellare praticamente. E vi dicevo prima, il Voyager 1 è l'oggetto più veloce mai lanciato, attualmente si sta muovendo alla velocità di 17 km al secondo, ok? Che è molto più lento rispetto a un Oumuamua, ma comunque insomma se la vive abbastanza bene. Ecco, queste due sonde, dopo avere diciamo spiegato il loro compito scientifico, su queste due sonde c'era anche una capsula del tempo, i famosi dischi dei Voyager 1 e 2. Cosa consistono? Beh, questa è la cover del disco, ok? Sono dischi di rame placca di oro su cui sono incise, sono dischi di vinile praticamente, la struttura è quella, ok? Su cui sono state riportate un certo numero di informazioni. Quando sono state lanciate, come presidente degli Stati Uniti c'era Jimmy Carter, e diciamo la frase che accompagna queste missioni è: questo è un regalo di un piccolo e distante pianeta, un frammento dei nostri suoni, perché sono suoni della nostra scienza, delle nostre immagini, musica, pensieri, sentimenti, stiamo cercando di sopravvivere ai nostri tempi, ok? Come era attualissima questa frase, e così da poter vivere fino ai vostri, cioè con la speranza che venga raccolta da qualche civiltà che sia in grado di mettere in pratica il volo interstellare e pattugli la zona attorno alla propria stella, perché Voyager 1 e Voyager 2 non sono diretti verso qualche stella particolare, ok? Il loro destino è proprio quello di perdersi nello spazio interstellare. Portano sopra questo disco con suoni, immagini, saluti in 55 lingue, eccetera, della Terra del 1977, ma a meno che non vengano intercettati da qualche astronave di passaggio, letteralmente, ok? Nessuno li troverà mai. Ok? Però comunque è una testimonianza del nostro tempo. Ovviamente sulla copertina ci sono le istruzioni per ascoltare il disco. Ad esempio, questo strano disegno a stella rappresenta la posizione del Sole rispetto a un certo numero di pulsar con i loro periodi espressi in codice binario, e quindi, diciamo, teoricamente uno decodificando quel disegno dovrebbe essere in grado di individuare la posizione del Sole entro un certo ragionevole margine di incertezza, diciamo entro qualche migliaio di stelle. Questa invece è la transizione iperfine dell'idrogeno, l'inversione dello spin da parallelo ad antiparallelo, okay? Che rappresenta, se uno riesce a capire che cos'è, questa è la lunghezza d'onda di 21 cm, che è la lunghezza d'onda fondamentale con cui vengono espresse le unità di lunghezza. Qui invece c'è, diciamo, la codifica delle immagini,
E questa, se riescono a fare tutto per bene, è la prima immagine che dovrebbero vedere. Cioè, se vedono un cerchio, ok, avete codificato giusto e avete, diciamo, letto bene il disco, potete leggere tutto il resto. Ok? Ecco, vedete che non è banalissima la cosa, questa è l'immagine del disco, non è banale, d'accordo? Cioè, voglio dire, se non me lo dicevano quali erano le varie codifiche, potevo impiegare 30 anni prima di capire come fare girare il disco dei Voyager, ok? E io sono un terrestre, sono nato qui più o meno, insomma, la cultura del 1977 non è tanto lontano. Ecco, quindi immaginate un extraterrestre che si trova davanti un oggetto di questo tipo. Ma non è tanto il riuscire a decodificare le informazioni contenute, ma è il fatto che questa ipotetica civiltà extraterrestre si troverà davanti un manufatto sicuramente proveniente da un'altra civiltà. Magari saremo estinti da milioni di anni quando i Voyager 1 e 2 verranno ritrovati, d'accordo? Però non è importante questo, ma è il fatto che per la prima volta abbiamo lanciato una specie di messaggio in bottiglia nello spazio interstellare, che è molto più, come dire, improbabile che venga trovato rispetto a lanciare la bottiglia nell'oceano Pacifico. Ecco, questa è una foto storica, dietro c'è il Voyager 2, qui ci sono la coda, il disco, la bandiera americana che ovviamente è stata messa dentro, perché si sa mai che qualcuno torni indietro, fa chi è che ha lanciato il Voyager 2. Ok. Ecco, quindi tutti questi tentativi sono interessanti, siamo al 1977, nel 1977 però non si conosceva nessun pianeta extrasolare, cioè si conoscevano i pianeti in orbita attorno al Sole, più o meno per, insomma, dovevano ancora partire le missioni Voyager, quindi insomma Giove e Saturno erano ancora abbastanza avvolti nel mistero, Urano e Nettuno poi non ne parliamo, Plutone era nell'oltretomba, praticamente la fascia di Kuiper non esisteva, quindi gli asteroidi erano pochissimi, insomma era una conoscenza del sistema solare molto molto parziale rispetto a quella che abbiamo oggi, ma soprattutto non si aveva idea dell'esistenza di altri pianeti extrasolari, quindi di pianeti in orbita attorno a stelle diverse dal nostro Sole. Per fortuna la situazione è cambiata radicalmente a partire dall'ottobre 1995. Quindi quando Major e il suo studente scoprono, utilizzando la tecnica delle velocità radiali, quindi andando a vedere come si muove una stella nello spazio, scoprono il primo pianeta extrasolare, 51 Pegasi B, ok, in orbita attorno alla stella 51 Pegasi, che si trova a circa 49 anni luce da noi. Okay? È il primo pianeta extrasolare, un gigante gassoso di tipo gioviano, in orbita attorno alla sua stella di tipo solare ad essere scoperto. Ecco, quindi dal 1995 in poi la tecnologia ci ha permesso di andare a scoprire pianeti in orbita attorno ad altre stelle. Ecco, uno però quando pensa vado a scoprire un pianeta, beh, che ci vuole? Faccio una fotografia della stella e con il telescopio bello grosso, ad alti ingrandimenti, e vedo se c'è un puntino luminoso che gira attorno a questa stella. Ecco, sarebbe bello se fosse così. In realtà i casi di scoperta diretta si contano proprio sulle dita di una mano, sono 5-6 casi. Tutti gli altri pianeti che sono scoperti, e qui c'è una diapo che fa un pochino l'elenco, sono stati scoperti senza essere visti, cioè andando a studiare gli effetti che provocano sulle stelle attorno a cui orbitano. Com'è la situazione attuale? Beh, vedete, ci sono 3704 pianeti confermati, quindi osservati più di una volta, quindi sicuri, d'accordo? Quindi 3704, nel 1995 era uno. Poi ci sono 2774 sistemi planetari, di cui sistemi con più di un pianeta, quindi due o più, sono 621. Quindi il nostro sistema solare, che fino a 1995 era un esempio unico, con una stella attorno a cui orbitavano 9 pianeti, perché nel 95 Plutone era ancora un pianeta, non è più l'unico, ok? Abbiamo almeno 621 sistemi planetari, quindi sistemi con una stella, con due o più pianeti che li orbitano attorno, ok? Quindi vedete che i progressi ne sono
sono stati fatti? Come si sono distribuiti questi pianeti? Beh, ci sono giganti gassosi come Giove e Saturno, o anche un pochino più grandi, ma ci sono tantissimi pianeti grandi come Nettuno, oppure intermedi fra le cosiddette superterre e Nettuno. Vedete, questi due tipi di pianeti, queste sono le superterre, questi sono i subnettuniani, sono due tipi di pianeti che nel nostro sistema solare non esistono. Quindi è proprio andando a studiare i pianeti in orbita attorno ad altre stelle, andando a scoprire questi pianeti, che si sono scoperte due classi di pianeti di cui non c'è esempio nel nostro sistema solare. E questo è molto interessante, specialmente le superterre. Come dice il nome, però non lasciatevi trarre in tanto, superterra non vuol dire una terra in scala maxi, ok? Vuol dire un pianeta con una massa compresa fra 1 e 10 volte quella della Terra, ok? Basta, le similitudini si fermano qui. Non vuol dire avere le stesse condizioni di abitabilità, non vuol dire avere la stessa atmosfera, non vuol dire avere la stessa roba che passeggia sulla superficie. D'accordo? Però comunque questa categoria di pianeti si sta rivelando fra le più abbondanti, fra le stelle che sono state, diciamo, osservate nei paraggi del nostro Sole. Ecco, sicuramente il sistema più famoso è quello di Trappist-1, questa piccola nana rossa a 49 anni luce da noi, che all'inizio di quest'anno, nel febbraio 2017, se vi ricordate l'annuncio sui giornali, sono stati scoperti ben 7 superterre in orbita attorno a questa stella, ok? Di cui, diciamo, grosso modo 3 si trovano in questa fascia verde. Ecco, questa fascia verde indica la fascia di abitabilità della stella, cioè quella zona attorno alla stella per cui se un pianeta cade lì dentro e ha l'atmosfera e le caratteristiche giuste, può avere acqua liquida alla superficie e quindi, per quanto ne sappiamo di biologia, è potenzialmente abitabile. Okay, quindi gli astronomi sono particolarmente interessati ad scoprire i pianeti che si trovano, grosso modo, nella fascia di abitabilità delle loro stelle. Ok? Quindi almeno a scoprirli, a contarli, a vedere quanti sono. E qui su Trappist-1 ce ne sono addirittura 7. Ok? Ecco, prima di cantare vittoria abbiamo scoperto 7 pianeti simili alla Terra. In realtà la similitudine si basa solamente sul diametro e sulle dimensioni. Ok? Non sappiamo niente della loro atmosfera, della loro composizione chimica, eccetera, eccetera. Peraltro questa stella è molto giovane, ha 500 milioni di anni, quindi è improbabile che su qualche pianeta possano esistere forme di vita o cose del genere, perché probabilmente non ha ancora avuto il tempo di manifestarsi, anche nel caso ci fossero le condizioni giuste. E poi vedete, il sistema solare di Trappist-1 è piccolissimo, sta comodamente tutto all'interno dell'orbita di Mercurio. Perché questi pianeti sono vicinissimi gli uni agli altri, sono a 1,5 milioni di chilometri di distanza l'uno dall'altro, ok? E quindi, come dire, le perturbazioni gravitazionali tra un pianeta e l'altro sono notevoli, tanto è vero che quando transitano davanti alla loro stella e provocano queste eclissi che vedete qui, si può determinare la loro massa semplicemente dalle variazioni nei tempi di transito, perché reciprocamente si disturbano gravitazionalmente, quindi è possibile determinare quanto sono massicci questi pianeti andando a vedere se l'eclisse si verifica prima o dopo l'istante medio. Quindi sono talmente impacchettati che è in dubbio anche la stabilità stessa del sistema, perché sono troppo vicini e si perturbano con la loro gravità. Però, nonostante questo, diciamo, è stata una scoperta incredibile, perché per la prima volta in un colpo solo è stato scoperto un sistema planetario con 7 superterre, d'accordo? E magari l'avete sentita in questi giorni, 15 di novembre, è stata data la notizia della scoperta di Ross 128b, ok? Ross 128 è una nana rossa di tipo N4, distante una decina di anni luce dal Sole, e questa superterra ha una massa di almeno il 30% superiore a quella della nostra Terra, anche se molto vicina alla stella, 7 milioni e mezzo di chilometri, e quindi fa un giro in una decina di giorni, d'accordo? Però, diciamo, è nella fascia di abitabilità, almeno al limite inferiore della fascia di abitabilità della sua stella. Quindi, diciamo, potrebbe esserci qualcosa
di interessante, quindi potrebbe essere un mondo adatto ad ospitare forme di vita così come le conosciamo noi. Primo requisito è l'acqua limpida. Cosa serve per stabilire se tutti questi mondi sono, come dire, adatti allo sviluppo di forme di vita o se hanno forme di vita sulla superficie? Bisogna analizzare l'atmosfera, bisogna fare un'analisi chimica dell'atmosfera per vedere se ad esempio c'è dell'ossigeno, per vedere se ad esempio c'è del metano, per vedere se c'è dell'ozono, ok? Tutti i gas che sulla Terra sono importanti per la vita stessa. Ecco, quindi se andate ad esempio sul catalogo dei pianeti extrasolari abitabili, c'è cioè questo sito web che giorno per giorno vi aggiorna la classifica, ok? E dovete vedere questi numeri, qui vi dà l'elenco dettagliato dei vari, delle varie superterre, eccetera, eccetera. Allora, fino adesso di pianeti potenzialmente abitabili, potenzialmente vuol dire sono più o meno alla distanza giusta, ma non sappiamo ancora quali sono le condizioni alla loro superficie, perché non siamo ancora in grado di studiare l'atmosfera. Però sono dei pianeti che con la prossima generazione di grossi telescopi potremo indagare, quindi magari potremo stabilire se sono effettivamente adatti o meno ad ospitare la vita. Allora, vedete che in questa classifica ci sono 21 pianeti di dimensioni paragonabili alla nostra Terra, ci sono una trentina di superterre, c'è un submarte, un subterra, quindi un pianeta tipo Marte, in totale sono 52. E non abbiamo esplorato tutta la galassia, ma siamo entro qualche migliaio di anni luce dal nostro Sole, quindi insomma siamo ben lontani dall'aver esplorato tutta la galassia. Però vedete, abbiamo già 52 pianeti potenzialmente abitabili, cioè sono dei candidati. Poi che lo siano è un altro paio di mani, ma almeno abbiamo dei candidati. Ecco, questo, magari qui riuscite a leggerci un po'. Ecco, questo ci aiuta a stimare quante possono essere le civiltà tecnologiche attualmente presenti nella nostra galassia. Perché? Beh, si fa ricorso, neanche a dirlo, alla famosa equazione di Drake, sempre Frank Drake, che nel 1966 scrive questa equazione che mi dà, qui si vede poco, spero che voi riusciate a leggerlo meglio, il numero di civiltà tecnologicamente presenti ora nella galassia come una serie di, il prodotto di una serie di fattori che sono il numero di stelle della galassia, il primo fattore, poi la frazione delle stelle giuste, cioè G, K, M, quelle che vivono abbastanza a lungo, da sperare che sui pianeti ci possa essere un'evoluzione di tipo biologico, perché hanno abbastanza tempo. Poi la frazione di stelle giuste che hanno dei pianeti, il numero medio di pianeti per stella, la frazione di pianeti in cui è nata la vita, la frazione di pianeti vitali in cui è nata una civiltà, la frazione di civiltà tecnologiche, la durata di una civiltà tecnologica, e più in fondo c'è l'età della nostra galassia, ok? Se moltiplicate tutti questi fattori fra di loro e scegliete dei numeri ragionevoli, ok? Che nel 1966 era tirare a indovinare, nel 2017 possiamo già dire qualcosa di più. Ad esempio, la frazione di stelle giuste che hanno pianeti, circa il 40% dai dati che possediamo attualmente, ok? E quindi è già, diciamo, un numero, insomma, abbastanza. Numero medio di pianeti per stella, 4 su quei 620 sistemi planetari di cui vi ho parlato prima. Poi, frazione di pianeti in cui è nata la vita. Beh, qui non lo sappiamo, però ne abbiamo 52 potenzialmente papabili su 3704. Ok, quindi 52 su 3704. Frazione di pianeti vitali in cui è nata una civiltà. Beh, questo ancora è un numero altamente speculativo, però diciamo la metà, grosso modo. Frazione di civiltà tecnologica, quindi una civiltà poi deve diventare tecnologica per poter mettere onde radio nello spazio. Ma qui possiamo assumere uno, siamo ottimisti, ok? Quindi assumiamo che una qualsiasi civiltà prima o poi sviluppi una tecnologia e quindi sappia maneggiare le onde radio. Dopodiché c'è questo tempo che è la durata di una civiltà tecnologica, e qui non lo sappiamo perché noi abbiamo cominciato da pochissimo a maneggiare le onde radio, quindi sono centinaia di anni, poco più, quindi non sappiamo per quanto potremo andare avanti, quindi c'è sempre il problema autodistruzione, sì, no, la Terra, eccetera. Non ho voluto essere generoso, 5.000 anni, quindi andiamo ancora avanti parecchio,
ok? Se mettete insieme tutti questi fattori, li moltiplicate, ottenete che attualmente nella galassia dovrebbero essere presenti circa 2000 civiltà tecnologiche, grosso modo, ok? È una stima abbastanza ottimistica. Ecco, se considerate che la galassia ha un diametro di 50.000 anni di luce, ok? Fate un calcolo medio e ottenete che la distanza fra una civiltà tecnologica e l'altra è fra i 2000 e i 2500 anni luce. Quindi, grosso modo, una distanza elevatissima che, diciamo, a meno di miracoli tecnologici impediscono il contatto fisico diretto, ok? Ma che volendo non rappresentano un ostacolo insormontabile alla comunicazione tramite onde radio, ok? Quindi tenete conto che le onde radio che noi lanciamo continuamente nello spazio per trasmissioni televisive, impieghi militari, eccetera, sono arrivate ad almeno 120 anni luce da noi, ok? Quindi siamo ancora lontani dal avere, diciamo, coperto una distanza di 2000 anni luce, insomma ce ne vuole ancora parecchio prima di arrivare, diciamo, alla prima ipotetica civiltà tecnologica. Quindi teoricamente qui abbiamo ancora almeno una ventina d'anni prima di essere beccati, okay, proprio casualmente per l'emissione radio della Terra, delle nostre trasmissioni, eccetera. Però una ventina d'anni, insomma, non è tantissimo, okay, se ci pensate. Quindi è probabile che da qui a un centinaio di anni si possa entrare in comunicazione con una civiltà tecnologica magari posta a centinaia o migliaia di anni luce dal nostro Sole. Ecco, detto questo, adesso per concludere, vediamo un pochino se è possibile raggiungere i pianeti extrasolari. Il pianeta extrasolare più vicino, siamo fortunatissimi, la stella più vicina a noi è Proxima Centauri, che è a 4,2 anni luce da noi, è una debole nana rossa, e anche attorno a questa debole nana rossa è stata scoperta una superterra, Proxima Centauri B. E questo pianeta orbita facendo un giro ogni 11 giorni attorno alla nana rossa, quindi molto vicino alla stella. Per fortuna, perché le nane rosse sono stelle molto più deboli del nostro Sole, e quindi per poter ricevere abbastanza calore in modo da avere l'acqua liquida di superficie, almeno a livello potenziale, dovete essere molto vicini alla stella, d'accordo? Però guardate, siamo fortunati, 4 anni luce, la stella più vicina a noi, ok? C'è una superterra che ci aspetta tecnicamente, d'accordo? Il problema di Proxima Centauri è che è una stella attiva, quindi ha numerose esplosioni che si verificano alla sua superficie, quindi non è una luminosità costante come il nostro Sole, d'accordo? Però insomma, diciamo che questi sono dettagli del secondo ordine. Ci interessa arrivare almeno a Proxima Centauri, quindi 4 anni luce. Che dobbiamo fare? Ok, allora uno dice, vabbè, siamo andati sulla Luna, avevamo lo spettacolo, adesso l'abbiamo messo in pensione, lo riassumiamo e partiamo per Proxima Centauri. Ah, ecco, me la dà un pochino scritta male, va bene, pazienza. Ecco, la cosa importante però è che quando voi usate un razzo, quindi un qualcosa che usa la terza legge della dinamica, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, ok? O se preferite si basa sulla conservazione della quantità di moto. Il problema è che voi per acquistare velocità con un razzo dovete spegnere qualcosa dalla parte opposta in cui volete andare. Quindi il razzo quando parte, ok, lo shuttle, espelle dai motori del gas incandescente ottenuto ad esempio dalla combustione di idrogeno e ossigeno liquidi, e questo gas raggiunge un'elevata temperatura e viene espulso ad una velocità di circa 3,7 km al secondo, e lo shuttle riceve una spinta in direzione opposta. Quindi uno dice, ah, fantastico, funziona così. Sì, funziona così il razzo. Qualsiasi cosa voi buttiate fuori dagli uccelli, ok? Qui stiamo parlando del razzo chimico, ma potete buttare fuori qualsiasi cosa, d'accordo? Anche secchi di spazzatura, ok? Niente vieta, può funzionare anche così. È chiaro che dovete buttare fuori la spazzatura ad altissima velocità, d'accordo? Quindi viene più comodo con la reazione chimica idrogeno-ossigeno, però qualsiasi cosa voi buttiate fuori ricevete una spinta nella direzione opposta, proprio per la conservazione della quantità di moto. Ecco, c'è un solo piccolo problema.
problemino. Uno dice, vabbè, continua a buttare fuori roba, a un certo momento andrò, diciamo, non alla velocità della luce, ma insomma, ci avvicino. Il problema è che la velocità che voi acquistate sale con la massa che voi espellete, ok? Ma solamente, come dire, in modo molto lento. È una crescita logaritmica, si chiama, in cui la velocità finale del vostro razzo è data dalla velocità di espulsione dei gas, ok? Quindi più è alta è meglio è, però dipende anche dal logaritmo del rapporto tra la massa iniziale e la massa finale, ok? Ecco, il logaritmo è una funzione che cresce molto lentamente, tipo, non so, il logaritmo di 10 vale 1, il logaritmo di 100 vale 2, il logaritmo di 1000 vale 3, d'accordo? Quindi se voi passate da un razzo con un rapporto di massa 10 alla 2 a un razzo 10 alla 3, acquistate pochissima velocità finale, anche se avete dovuto ampliare enormemente la massa del combustibile che vi portate nel razzo. Quindi il razzo chimico è molto potente, ok? Nel senso che riuscite a decollare da Terra e andare in orbita, ad esempio, a portare i viveri alla stazione spaziale, ma è molto inefficiente. Vi dovete portare una quantità enorme di combustibile per riuscire ad arrivare anche solo sulla Luna, d'accordo? Quindi il Saturno 5, che ha portato gli astronauti sulla Luna, è il più grande razzo mai costruito, ok? E più della Luna non può andare, perché a un certo punto che cosa succede? Che è finito il combustibile e quindi non avete più niente da buttare fuori per andare avanti, ok? E per arrivare anche solo su Marte avete bisogno di velocità, chiaro? Quindi con il razzo chimico riuscite a decollare da Terra, riuscite ad arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale, riuscite ad arrivare sulla Luna, se non caricate troppo potete mandare delle sonde senza equipaggio, piccole, in giro per il Sistema Solare ad esplorare i pianeti, come erano il Voyager 1 e Voyager 2, ma più in là non potete andare, ok? Perché la velocità finale è troppo bassa, quindi se voi prendete il Voyager 1, che è la cosa più veloce che abbiamo mai lanciato, 17.4 km al secondo, per arrivare anche solo su Alfa Centauri, quindi la stella più vicina a noi, ci impiega 75.000 anni, caso mai fosse stato lanciato nella direzione giusta, non sta andando verso Alfa Centauri, verso Proxima Centauri, ma sta andando da tutt'altra parte, ma anche supponendo di averlo lanciato nella direzione giusta, 75.000 anni, è chiaro che un manufatto tecnologico non può durare per 75.000 anni e poi anche noi aspettare 75.000 anni, avete voglia, ok? Quindi il razzo chimico è assolutamente inefficiente per arrivare anche solo alla stella più vicina, d'accordo? Bene, allora uno dice, vabbè, oggi c'è qualcosa di meglio. Allora, meglio del razzo chimico non abbiamo al momento, ok? Abbiamo il razzo a ioni, quindi a motore elettromagnetico, ma un salto di qualità sarebbe un motore a fusione nucleare, quindi realizzare la fusione nucleare qui sulla Terra, quindi espellere del gas non alla velocità di 4 km al secondo come avviene nel shuttle, ma alla velocità di 10.000 km al secondo come avviene nell'esplosione delle supernove, ok? Quindi avremo bisogno in pratica di riprodurre il Sole qua sulla Terra per poter avere il motore a fusione in grado di imprimere alla nostra sonda, al nostro veicolo, una velocità che è una frazione non trascurabile della velocità della luce. Questo è il progetto Daedalus, ok, che è stato concepito tra il 73 e il 78 per l'esplorazione dell'ipotetico sistema planetario che allora si pensava esistere attorno alla stella di Barnard, che è una nana rossa circa 6 anni luce da noi. E allora si era, diciamo, progettato questa sonda interstellare, ok? Non è un'astronave con equipaggio umano, è una sonda per una missione di flyby, quindi toccate fuga, un pochino come Oumuamua, che è quello che sta facendo adesso, quindi toccate fuga del Sistema Solare. Ecco, il problema è che questo progetto, che è degli anni 70, ok, prevedeva di raggiungere una velocità del 12% della velocità della luce, quindi bassa, ok, e in 50 anni arrivare alla stella di Barnard. Ovviamente questo è rimasto sulla carta, perché? Perché non abbiamo realizzato la fusione termonucleare sulla Terra, ok? Siamo ancora a uno stadio estremamente primitivo. Beh, la struttura della Daedalus prevedeva una lunghezza di 190 metri,
quindi discretamente lunga, massa iniziale di 54.000 tonnellate, di cui il carburante sono 50.000 tonnellate, ok? Vedete che qui si basa sempre sul principio del razzo e quindi avete bisogno di un'enorme quantità di carburante per poter accelerare fino alla velocità necessaria. E poi, va bene, fusione nucleare, espulsione dei gas di scarico, eccetera, eccetera. Questo è un disegno che vi fa vedere, questo è Saturn 5, un grande razzo mai costruito dall'uomo, con la sonda Daedalus, che era a due stadi, questi sono i contenitori di elio 3 per la fusione nucleare, l'elio 3 sarebbe dovuto essere prelevato dall'atmosfera di Giove, quindi insomma ci voleva anche dell'ingegneria planetaria. Ok, non ve la voglio fare troppo lunga, comunque i tempi per arrivare su Alfa Centauri con una ipotetica sonda interstellare come la Daedalus, ok, che non sappiamo ancora costruire, d'accordo? Sarebbero di circa, diciamo, prima che arrivi in dati sulla Terra ci vogliono 38 anni, con circa 34 anni per l'andata tra il Sole e Alfa Centauri. Quindi 34 anni per l'andata, vedete sono meno dei 50 anni della stella di Bari, perché Proxima Centauri e Alfa Centauri sono più vicine, però comunque sono una quarantina d'anni, già meglio dei 75.000 anni del Voyager 1. Quindi, ma questa è una missione di flyby e visto che non siamo riusciti a costruire sonde con motore a fusione nucleare, adesso si pensava di ripiegare, sempre un Milner, il miliardario russo, di ripiegare sulla nanosonde spinte con le pile solari. Anche la luce esercita una pressione, okay, come un gas. Ecco, se voi riuscite a illuminare una vela molto sottile, ben riflettente, con al centro la vostra nanosonda, delle dimensioni di un francobollo, che sarà in grado solo di riprendere fotografie e di trasmetterla a Terra, ecco, in una ventina d'anni potete raggiungere una velocità massima di 0,2 g e compiere il tragitto Sole Alfa Centauri in una ventina d'anni. Ok? Ovviamente tutto questo è ancora sulla carta, d'accordo? L'unico problemino qual è? È la propulsione. E chi gliela dà? Ci vuole, accidenti, un laser con la potenza di 1 gigawatt perché tenga illuminate le vele delle nanosonde in modo da poterle accelerare fino ad arrivare alla velocità di 0,2 g. Poi ne lanciate una quantità industriale di nanosonde, tanto sono piccole, costano poco, sono economiche, ne lanciate diverse migliaia, qualcuna sopravviverà per i 20 anni di tempo necessario contro il tragitto fra il Sole e Alfa Centauri, quindi non saranno distrutte dall'idrogeno interstellare, dalle polveri interstellari, eccetera, eccetera, e quindi riusciranno ad arrivare a destinazione e a trasmettere, dopo 24 anni potrete ricevere i primi dati. Ok? Ecco, questo è il progetto più avanzato di cui disponiamo ad ora per il viaggio interstellare. Okay? Quindi avete capito che non possiamo andare da nessuna parte per il momento. Okay? Quindi vi risparmio, diciamo così, l'ipotetica costruzione del razzo, materia, antimateria, eccetera, eccetera, che è un tipo di motore che sfrutta l'annichilazione tra la materia e l'antimateria per produrre raggi gamma e quindi oggetti che si muovono ad altissima velocità, la velocità della luce, che convogliati opportunamente possono imprimere un'elevatissima velocità al razzo prossima a quella della luce, d'accordo? Però ovviamente cosa manca? Manca il carburante in questo caso, perché l'antimateria la possiamo solamente sintetizzare ad esempio all'interno dell'anello del CERN, ma possiamo sintetizzare alcuni atomi per volta, no? Noi servirebbero dei chilogrammi, d'accordo, per poter compiere il tragitto e quindi assolutamente siamo, come dire, sappiamo dove andare ma non sappiamo ancora come arrivarci. Grazie per l'attenzione. Di riciclare un messaggio al pieno utilizzando, diciamo, la matematica di Drake. Sì, volevo
semplicemente di Quirino Scaffale, perché adesso i ragazzi, i nostri assistenti, anzi del Liceo Cassini, mi distribuiranno un messaggio preparato da Alvino. E complimenti ancora, sono incantata dalla bellissima conferenza, perché sei stato chiarissimo. Stanno distribuendo il messaggio, voi ieri notte eravate al vostro radiotelescopio, il radiotelescopio ha ricevuto un messaggio al di sopra del rumore di fondo e questo è il risultato di una serie di 0 e di 1 che semplicemente vogliono dire frequenza 1, frequenza 2, ok? Quindi 0 e 1 non sono numeri, d'accordo? Ricordatevi il modo in cui Drake diciamo sintetizzò il messaggio di Arecibo. Quindi adesso dovete capire, in base al teorema fondamentale dell'aritmetica, come decomporre il messaggio, ok? E come, diciamo, arrivare a codificarlo. Quindi, diciamo, in un quarto d'ora la dovreste cavare. Qualcuno indovina, vince un buono con Alex. Veramente. Come si fa a motorizzare se è 140? Ha ragione, 45. La penna ha fatto 140, mi si era motorizzata 140. No, è lì. Chi non può finirlo adesso può anche portarlo a casa, finirlo almeno è magari. Perché dovete sapere che anche è stato professore ed è l'insegnante anche della scuola estiva di astronomia che tengono in Valdosta tutti gli anni all'osservatorio di San Bartolomé, a cui io partecipo. E so che è severissimo, lo dico sempre, il mio insegnante, però questa volta è bagnato. Ecco, mentre state decifrando, una indicazione bibliografica, questo è l'ultimo libro scritto all'80% da Margherita Hack. E poi è stato concluso da Viviano Domenici, che è un giornalista scientifico del Corriere della Sera. Si intitola C'è qualcuno là fuori, con il punto di domanda, e diciamo riguarda la ricerca di vite extraterrestre, ma non solo, vi fa anche vedere gli inganni della fantaarcheologia, cioè quindi si parla anche di UFO, di manufatti presunti alieni, eccetera, eccetera, e vi fa capire come vi possono ingannare, diciamo, connette in modo opportuno fatti storici e fantasia. Quindi è un libro molto interessante perché vi apre un pochino gli occhi su alcune cose che qui spesso si parla, si dà per scontato, ma che in realtà sono delle bufale colossali. Ok? L'editore? Chi lo sa? Pitti. Ma comunque lo andate su Amazon tanto per vedere l'editore, c'è qualcuno là fuori, punto di domanda. Margherita Hack e Viviano Domenici. Me lo sono letto in treno venendo qui, è un bel libro, si legge bene, scorrevole e adatto a tutti, insomma, ai curiosi di ogni età, diciamo. Thank you.
ingegneria tecnologica deve conoscere e deve usare per esplorare la galassia, quindi è probabile che abbia dei telescopi già funzionanti. No, in realtà le comete probabilmente no. Certo, uno deve... Sì, è vero. Però lì c'è un minimo di intensità, quindi un eventuale segnale che venisse messo per una lunghezza d'onda sarebbe comunque avvantaggiato rispetto ai segnali messi ad altre frequenze. Cioè, lì c'è un minimo di errore in ogni caso. Quindi, meglio di lì, è un punto di partenza. Ma poi ad alte frequenze comincia l'assorbimento interstellare che comincia a diventare complicato. Ad esempio, voi inizia ad assorbire anche l'atmosfera terrestre, quindi bisognerebbe portare il radiotelescopio che è sulla Luna, quindi ci sono problemi di ordine tecnico. Proprio dando un numero. No, il 200 di no, assolutamente no. È stata una cometa di inizio militare, diciamo, associata alla orbita cometaria, in realtà di centinaia di metri. La cometa chimica ha inviato per fare un pilota. Allora, è stato decifrato. Fatto. Qualcuno che venga qui a spiegarci come avete fatto? Come fate a dividerlo con le lettere dopo che non ci riesco? Perché il diviso per 11 non viene perché ne avanza uno. Ma e appunto, infatti non è possibile, quindi infatti lo contare 200 volte, per cappellare. Abbiamo votato e votato quindi quanto fa, ma 11 per 13. Posti in fattori primi, quindi 11 per 13. E poi per praticità diviso così in modo da contare, allora 2 per 16 per 13, 13 per 11. Poi, quindi uno ha fatto in un modo, uno ha fatto in un altro. Perfetto, e quindi c'è il risultato è scritto EI, che è la roba in alfabeto corrente. EI. Vabbè, bravo. Thank you.